Radio Pestum. Enjoy your freedom. E ci siamo sempre qui collegati su Radio Pestum, sempre a Mondo Motori. È arrivato il momento, Ernesto. Ne parlavamo prima, lui è un nostro ospite di oggi. Lui vive il mondo del web, vive, ne ha fatto un lavoro, una passione sicuramente, lo è per lui, in particolare il mondo dei social. Lui è un blogger, un giornalista, un consulente di web marketing, un social media strategist. Ci sono riuscito, ce l'ho fatta. Lo presentiamo, è un piacere per noi averlo ai nostri microfoni. Benvenuto a Silvio De Rossi. Ciao Silvio e benvenuto a Mondo Motori. Ciao, grazie mille per questo invito, davvero. L'invito più che altro è per noi, è un piacere, un onore averti qui. Assolutamente oggi, sì. oggi con noi. Troppo allora, buoni. Tra l'altro, tutti i job title che avete citato, vi dico come cosa dice mio padre ai suoi amici. Silvio sta tutto il giorno su Facebook. Beh, diciamo che ad oggi per diversi è un lavoro anche questo, cioè non è da sottovalutare la cosa. No, e diciamo anche che un genitore giustamente conosce Facebook e dice, la prima cosa per far capire ai suoi amici della stessa età è sta tutto il giorno su Facebook. Bella pure questa. Allora Silvio, cominciamo subito. In questi giorni ti ho un po' spiato, ho visto un po' tutte le tue pagine, un po' tutto il tuo sito soprattutto, dove tu dici di essere un giornalista, anche un blogger, più blogger che giornalista se non ricordo male. Guardando un po' tutti i tuoi social, la cosa che mi è rimasta in testa sono un po' due parole: internet e auto. Ovviamente noi parliamo di auto. E quello che ti volevo chiedere, secondo te, ovviamente internet ha cambiato un po', ha rivoluzionato un po' tutto il mondo, tutte le persone, tutto ciò che vive nel mondo, ma parliamo del mondo dell'auto, in che modo internet ha cambiato, o meglio, cosa ha cambiato internet nel mondo dell'auto? Allora, intanto prendo in prestito una definizione che si usa da diverso tempo, cioè internet è un'arma di costruzione di massa, cioè permette alle persone di generare cultura, generare interesse e quindi anche accrescere le nozioni. Una cosa molto importante di internet è che ha permesso negli ultimi anni la comunicazione orizzontale. Prima un brand, parliamo di auto, un brand diceva qualcosa, lanciava un messaggio, l'utente poteva solo raccoglierlo. Con internet è iniziato uno scambio di informazioni, quindi tu mi chiedi che cosa ha portato internet al mondo dei motori. Ecco Vincenzo, guarda, la cosa interessante è che le persone hanno iniziato a comunicare con i brand hanno recepito quello che le persone volevano e hanno così potuto creare dei prodotti sempre più vicini agli interessi delle persone. Poi ti do tre punti in generale, poi magari poi dividiamo. L'interazione sicuramente con i clienti, come dicevo, quindi questa comunicazione orizzontale, l'informazione costante, quindi i brand possono tranquillamente comunicare con gli utenti e i possibili acquirenti attraverso le proprie pagine dei social network, che sono Facebook, Instagram, Twitter e le altre, e poi anche l'acquisto, che è sicuramente più veloce. Vado sul sito, genero il tipo di auto che io voglio, capisco il prezzo e poi vado in concessionaria e la prendo. Diciamo che anche il lockdown, che ha portato tante cose brutte, abbiamo saputo sfruttare i lati positivi. Durante il lockdown tante case automobilistiche hanno iniziato la vendita di auto direttamente online, quindi una persona poteva fare tutto il percorso d'acquisto direttamente online. Quindi sfruttare sempre le cose positive anche all'interno di situazioni negative. Beh, bravissimo. Già vale come una lezione. La domanda che volevo farti io invece, Silvio, è: il compito di un influencer è quello di provare per poi poter consigliare, no, al meglio chi lo segue. Ovviamente tu lo fai con le auto e ne hai provate tante nel corso della tua carriera. Cosa analizzi in un'auto e cosa deve avere un'auto per piacere a Silvio De Rossi? Allora, sono sicuramente un tester un po' diverso dal solito, non amo sfruttare, diciamo, la potenza delle auto, capire che cosa c'è realmente all'interno del motore,
Io vengo dall'architettura perché ho fatto il designer per tantissimi anni, quindi la prima parola che ti dico è sicuramente design. Cioè un'auto mi deve innanzitutto piacere quando la guardo. Osservo tantissimo le linee, osservo tantissimo la gamma dei colori che posso utilizzare. E poi un altro aspetto è sicuramente la comodità. Io vivo la mia vita spesso e volentieri in auto, vado da punto A a punto B e ci vado quasi sempre in auto. Poi in questo periodo dove diciamo che lasciare l'Italia è stato difficile, l'ho girata in lungo e in largo, soprattutto in macchina per lavoro. E poi l'aspetto che non tralascio è sicuramente quello del prezzo, sia dell'auto in generale che dei consumi di quella macchina. E vi dirò che spesso e volentieri l'interazione tra me e le persone che mi seguono è dettata dal fatto di capire A, che cosa fa nella vita una persona, e B, quindi che tipo di auto gli serve, perché se sei un padre di famiglia e sei operaio avrai un certo tipo di richiesta come auto, se sei un libero professionista e magari ti puoi anche togliere qualche sfizio avrai un altro tipo di gamma di prodotto che vuoi comunque recepire. Quindi questi sono sicuramente gli aspetti che io cerco e che guardo. Quindi secondo me le prova, ma si mette pure nei panni di chi lo sta in quel momento interrogando oppure ascoltando per capire quale possa essere la scelta migliore per lui. Quindi è come se lui sì. Si sostituisse alla persona che in quel momento sta per scegliere. Il compito di influencer secondo me lo ha centrato in pieno, perché io se guardo Silvio nei video che fa magari su un'auto è perché la voglio capire se è adatta a me, quali sono i pro, infatti quali lui sono diceva i in base alla vita quotidiana, al lavoro, esatto, che fai, sì. per consigliarti o per poter comprare l'auto nuova. Volevo continuare nel se mi permetti, cioè, ti dico che è molto importante, una persona c'è un SUV, c'è un crossover, c'è una station wagon o una city car. Se hai una famiglia molto, hai tanti figli, magari un SUV piuttosto che una station wagon sono più utili. Se ho la possibilità di spesa molto alta possiamo andare su dei SUV molto costosi, però ce ne sono altri economici. Se vogliamo restare su cifre più basse, una station wagon di un brand medio ci può costare una cifra normale e comunque rendere felici me e anche mia moglie, che è la prima cosa. Assolutamente sì. Mettiamola sempre in alto. Io invece volevo chiederti, parlando ecco qua dell'auto, quale auto ha fatto la storia e quale ad oggi ti devo dare quella che potrebbe cambiarla la storia, facciamo così, una mia curiosità. Ovviamente ad oggi si parla di auto elettriche, no? Vediamo cosa ha da dirci. Vediamo questo input. Allora, domanda difficoltosa perché ce ne sono tante, però visto che me ne chiedi un paio, allora innanzitutto l'auto che per me è stata fondamentale per cambiare la storia è la Model T di Ford. È un'auto che in pochi magari hanno visto, in pochissimi conoscono, però è del 1908. Cercatela su Google, io ho avuto la fortuna di vederla e anche di accenderla senza poterla guidare quando ero a Watford con Ford. È un'auto che ha fatto la storia perché è stata la prima auto venduta a tantissime persone. Pensavano di riuscire a venderne 10 pezzi e vi dico che a grandi linee credo che siano stati venduti 10 milioni, 15 forse. Perché è importante? Perché Henry Ford con quest'auto ha iniziato la catena di montaggio. Prima le auto si montavano in 5-6 attorno, ognuno prendo una gomma, prendo un pezzo di motore. Dopo a un certo punto Henry Ford ha detto facciamo un percorso e lungo questo percorso ogni persona che lavora all'interno della fabbrica di Ford ha un compito e uno solo, quello con la vite, quello la portiera. In questo modo la fabbricazione delle auto è diventata una catena di montaggio. Quindi secondo me questo aspetto è importantissimo. Arrivo ai giorni nostri, l'auto che cambierà la storia, è iniziato a cambiarla, magari non è un modello ma è Tesla, dico Model 3 perché è quello che da Model T a Model 3. Sì, la Model 3 perché Tesla ha iniziato un percorso differente, cioè creo un'auto elettrica
per poter guidare l'auto elettrica devo poterla caricare. C'è nel mondo una rete che mi permette di fare questo? Risposta no, creo io la mia rete e così l'utente che sceglierà la mia auto avrà la possibilità di appoggiarsi su un sistema di colonnine che gli renderà facile la vita. Questo è un percorso inverso rispetto a quello classico, cioè creo un'auto bellissima, affidabile, economica o di super design e tutti la vorranno. Io invece parto dal presupposto di creare le basi per poi poter vendere il mio prodotto. Quindi questo è un insegnamento che tanti brand stanno imparando da Tesla e da Elon Musk, chiaramente. E oggi noi abbiamo imparato da Silvia De Rossi. Assolutamente sì. No, è bello sentirti dire che, ecco qua, tu hai in questo momento nominato da Tesla, più che altro sì, non nella qualità della macchina, ma nel progetto sviluppato, esatto. Comunque parliamo di un ultra miliardario Musk, ha anche la possibilità per poterlo fare, dai, vabbè, però, diciamo così. Poteva fare tante altre cose, ha deciso di investire su questo progetto e guarda, lo ha fatto secondo me per noi, ma soprattutto per i nostri, per il futuro. Aggiungo, se mi permettete, aggiungo una cosa, che io sono stra disordinato, però di testa è di testa uguale. Cioè Elon Musk ha generato anche un altro tipo di progettazione interessantissima all'interno della Tesla. Tu hai magari spente determinate cose che puoi attivare acquisendole, pagando un anno dopo, sei mesi dopo. Quindi che cosa posso fare? Fare degli upgrade come li fai su un computer, allo stesso tempo li puoi fare sulla Tesla. È tutto molto più semplificato e dal punto di vista della tecnologia è praticamente già pronta per la guida autonoma. Se domani ci si potesse lasciare l'auto guidare da sola, Tesla attiverebbe l'upgrade e l'auto andrebbe da sola. Quindi questo ti porta ad avere delle incredibili capacità future. È una delle prime volte che dalla regia sono così attenti che non hai idea proprio. Io invece voglio tornare un attimo su quello che stavi dicendo prima. Hai usato termini come interazione, comunicazione, acquisto, parlando di internet legato al mondo dell'auto. Sì. Sicuramente lo ha cambiato tanto, ma ha cambiato anche il target di vendita dell'auto. Sì. Stavamo dicendo che uno ad oggi si collega al computer, cerca l'auto e può addirittura completare la pratica di acquisto davanti a un computer o addirittura davanti a uno smartphone. Ma l'avvento dei social e di tutto ciò, in che modo ha veramente cambiato il target di vendita delle auto, secondo te, ovviamente? Allora, è un'altra domanda molto interessante, Vincenzo, perché attraversiamo un periodo in cui l'integrazione è molto importante, cioè l'equilibrio tra tutti. Partiamo da un'idea di auto acquistata da un padre di famiglia. Senza fare nomi, in passato partecipai a una riunione dove a responsabile concessionaria un brand disse: da oggi non soffermatevi più solo sugli uomini che entrano per fargli acquistare un'auto, ma andate anche a discutere con le signore. Perché all'inizio si pensava famiglia, il marito compra l'auto, la moglie si siede sempre a fianco. Come avrete visto nel corso di questi anni e tuttora, gli spot televisivi sono sempre più donne sì, guidano al posto dell'uomo. E quindi c'è stato questo cambiamento. Anche internet ci ha portato a capire che, per dire, ragazze in passato si pensava acquistano una Fiat 500 o una Mini, adesso magari hanno voglia di provare anche altre auto, e internet ci permette, oltre che questo, quindi di andare a colpire la sfera femminile, anche i più giovani. Perché io ho 15 anni e purtroppo non io, però i ragazzi di 15 anni hanno già voglia di vedere auto. Io brand devo spingere quei 15enne, quando avrà 18 anni, a chiedere al padre un'auto che ho prodotto io, e per farlo devo andarlo a colpire adesso. Come faccio? Vado su social come TikTok, dove dai 13 ai 15 ho un'incredibile presenza, e quindi infatti tanti brand
sono già presenti su TikTok. Ecco, questa è la spiegazione delle tante pubblicità o il tanto investimento da parte delle aziende sui social, nella pubblicità di mirate soprattutto anche in questo campo, in base anche all'età. Allora Silvio, noi saremo qui anche per ore, perché veramente è stato è quello che noi vogliamo, quello che noi stiamo cercando di dare col nostro tgricambi.it, poter dare quante informazione. Più informazione. Quando l'informazione arriva da storie vissute, da esperienze vissute, vale ancora di più. E noi ti ringraziamo. Siamo andati infatti. No, io ringrazio voi, io vi seguo, sono un vostro follower e quindi per me è stato un onore partecipare. Ma assolutamente un onore per noi, siamo andati lunghissimi, ma noi ti diciamo l'ultima cosa, magari la speranza in qualche collaborazione futura, noi ci continuiamo a seguire quantomeno sui social. E ti aspettiamo qua. Assolutamente, quando vuoi ti aspettiamo qui a Pesaro. Molto volentieri. Silvio, grazie ancora, ti auguriamo un piacevole weekend, andiamo in musica. Grazie a voi, grazie a tutti.